Bellissima fiera, una sfida culturale, l'incontro tra editori, altre produzioni culturali, anche uno spazio internazionale. Qual è il senso di questa avventura? Beh, l'idea era quella di provare a giocare con i formati legati ai grandi eventi. Abbiamo il formato della fiera, abbiamo il formato dei festival, uno è molto più importato sulla discorsività, l'altro molto più importato sul mercato. Dobbiamo capire come questi due si possono mescolare, come far emergere qualcosa di terzo, se è qualcosa di diverso, come aprire l'orizzonte anche a editori esteri, per cui una selezione di editori esteri che vengono rappresentati e portati per la prima volta anche sul mercato e al pubblico italiano, e soprattutto come riunirsi nel discorso, cioè come momenti che sono eventi culturali cosiddetti, che fanno parte della cosiddetta economia dell'evento, possono diventare anche momenti di aggregazione, di discussione, dove si porta avanti un discorso sia politico, sia artistico, sia legato all'editoria, alla letteratura, eccetera. Allora, la nostra è un'esperienza nata da un collettivo misto di artisti, giornalisti, scrittori, studenti che si sono incontrati a Milano e hanno cominciato a operare fra Milano e Perugia. Facciamo varie iniziative artistiche sul territorio legate insomma all'arte contemporanea e il rapporto alla città e allo spazio pubblico. Abbiamo un canale online dove pubblichiamo quotidianamente www.emergenzeweb.it e ogni tre mesi esprimiamo diciamo un riassunto di questi nostri fermenti in questa rivista trimestrale appunto omonima al nostro progetto, quindi Emergenze, che è giunta ormai al quinto numero della sua esistenza, quindi un primo ciclo di un anno che si è compiuto, e tutto questo percorso lo presentiamo qui a Bellissima Fiera stendendo sul bancone queste nostre riviste. Questa è una caratteristica abbastanza singolare, nel senso che voi lavorate sul web ma avete anche un impatto diciamo molto concreto e molto cartaceo diciamo al lavoro culturale. Sì, noi abbiamo cercato fin da subito di trovare un equilibrio fra questi due aspetti, nel senso che noi siamo a tutti gli effetti figli del nostro tempo e quindi non rinneghiamo e non abbiamo nessuna paura dell'online, anzi cerchiamo di essere quanto più aggiornati a livello tecnologico e mediatico. Nello stesso tempo però ci piace avere sempre un rapporto fisico con la realtà e riteniamo che la carta sia ancora un mezzo dal potenziale inestimabile, e l'interesse che riscontrano queste nostre riviste in contesti come questo di Bellissima Fiera ce lo conferma e ci dà insomma la forza di continuare a sperimentare su carta. A Bellissima anche un'esperienza che si concentra sui problemi di lettura per facilitare la comprensione dei classici e soprattutto nei confronti dei ragazzi, come? Bianconero da 10 anni si occupa di alta leggibilità, quindi fa dei libri per bambini e ragazzi che attraverso una serie di criteri che sono sia tipografici sia sintattico-lessicali, quindi proprio di redazione, vuole avvicinare ai libri anche tutti quei ragazzi che hanno difficoltà di lettura, quindi innanzitutto dislessici ma anche non madrelingua e lettori pigri. In particolare con i classici abbiamo appunto fatto questa collana, una delle prime, anche una delle più diciamo importanti e forti, che è la Raccontami, che diciamo unisce oltre al testo del classico, mettiamo all'interno anche un CD audio nel quale un attore legge il testo in quella versione, in modo da poter coniugare diciamo alla lettura anche l'ascolto. Questo permette di recuperare il ritmo della narrazione, oltre che superare magari degli scogli nella lettura un po' più complessi. Funziona anche questo tipo di approccio innovativo alla fiera del libro? Noi speriamo di sì, insomma. Milano poi è una città che reagisce bene tendenzialmente, cioè dalla nostra esperienza comunque è una città molto attiva per i libri. Noi veniamo da Roma, quindi in realtà abbiamo la possibilità con questa fiera di aprirci su una piazza che è interessante, che reagisce, che da lontano ci segue. Anche l'editoria per ragazzi è un'editoria che cerca di mandare anche qualche messaggio. In questo caso gli editori indipendenti per ragazzi sicuramente hanno dei messaggi da dare facendo un tipo di pubblicazioni di contenuto.
cercando di fare delle scelte di autori, illustratori e tematiche che abbiano qualcosa da raccontare ai ragazzi. Le scelte di questi libri vengono fatte dai genitori o dai ragazzi di solito? Di solito dai genitori, quindi nella libreria è la mamma o il papà che scelgono i libri. E noi pensiamo sempre che i ragazzi o i bambini abbiano bisogno di una mediazione, in realtà qualunque bambino, lo stavo dicendo prima alla mia amica qui scrittrice, qualunque bambino di qualunque provenienza, diciamo sociale o culturale sia, è in grado di capire qualunque messaggio e quindi se tu li metti a contatto con delle tematiche o con dei messaggi o con dei messaggi che non è che debbano essere, no, diciamo, adatti alla loro età, ovviamente non vogliamo dare dei messaggi chissà quali, però sono in grado assolutamente di comprendere qualunque testo poi in fondo. Una bellissima fiera anche l'esperienza di una libreria all'interno di un centro sociale. La libreria Don Durito nasce ormai 11 anni fa, quasi festeggiamo, quasi 10 anni, all'interno del centro sociale Cantiere a Milano. Nasce prima come un progetto di book crossing sostanzialmente, scambio di libri e poi iniziamo a trattare testi usati e piano piano diventiamo una libreria vera e propria. Editori e librerie indipendenti, qual è il nesso e quali i problemi? Beh, il nesso probabilmente è quello di credere ancora che si possa produrre e distribuire e vendere e rendere accessibili dei titoli, dei materiali che siano culturalmente fuori dagli schemi e culturalmente validi. Problemi tanti sicuramente, perché sopravvivere non è facile appunto di fronte a colossi come le grosse catene, ma anche come Amazon per esempio, però facendo secondo me del tipo di offerta che ancora riusciamo a fare e supportandoci tra editori e librai riusciamo a ritagliare degli spazi, una nicchia che è interessata ancora a un certo tipo di prodotto. La relazione tra esperienze culturali indipendenti è sempre positiva, di stimolo, o a volte emergono delle contraddizioni anche da affrontare, diciamo, sul piatto delle politiche culturali, come tra librerie indipendenti, editori indipendenti, distribuzioni? Ma già di per sé il termine indipendenza è contraddittorio, è un'etichetta in qualche modo che assumiamo come piccoli editori e che vuole essere anche un'affermazione politica, cioè io sono indipendente perché mi sottrago in qualche modo a dinamiche di monopolio, no? Poi questa effettivamente va verificata e declinata nelle diverse realtà, è un punto di partenza secondo me, anche nell'organizzazione della fiera è stato discutere il concetto di indipendenza, è stato uno dei punti fondamentali per capire dove vogliamo andare, che tipo di lettore vogliamo formare, che tipo di pubblico vogliamo formare e come vogliamo abolire anche quella divisione fra produttori e invece ricettori della cultura. Quindi indipendenza in qualche maniera è una base su cui partire. Bellissima Fiera del Libro, ma non solo, anche le produzioni culturali indipendenti. Voi cosa siete venuti a presentare qui? Noi qua siamo venuti a presentare il nostro laboratorio di coworking che si trova a Trastevere in via Costino Bertani e ci siamo divisi lo stand con la scuola di Officina B5, che è un'associazione culturale che ti insegna a disegnare libri per bambini e non solo. Diciamo che siamo venuti qua per ampliare il prodotto indipendente di Bellissima Fiera e allargarlo non solo ai libri ma anche all'illustrazione editoriale, la serigrafia, il wood creation e la scenografia artigianale. Coworking per voi cosa significa? Coworking sta diventando sempre più un termine molto più polifunzionale. Diciamo che noi l'abbiamo interpretato come un laboratorio che comprendesse una vasta scelta di artisti. Artisti sia da fotografia e con stampe analogiche, sia a filmmaker di video stop motion come di illustrazione editoriale o infantile. E abbiamo creato questo studio a Trastevere in una via dove tanto tempo fa, nel lontano 1969, furono create le prime comuni a Roma e volevamo ritirare su anche questo aspetto di Trastevere. Tra le varie esperienze editoriali anche un'esperienza partenopea basata sul recupero di una tradizione e di una cultura e il contrasto dei luoghi comuni. Spieghiamola. Ma sostanzialmente l'idea è quella di recuperare in dignità e far capire che c'è del buono anche dove c'è interesse a non farlo sempre emergere. E per cui esistono anche modi puliti per recuperare la dignità.
come il recupero della tradizione storica sostanzialmente, ma delle proprie radici, il che non significa che noi guardiamo soltanto al passato, è un recupero da riverberare nel presente, ma riscoprendo le nostre radici sane, soprattutto da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista anche umano. Abbiamo tanti amici, forse ne abbiamo più fuori Napoli che a Napoli, non è la prima volta che siamo qui a Milano, sono un paio d'anni che frequentiamo le iniziative milanesi nel campo dell'editoria e devo dire ho trovato molti amici e molte persone che hanno iniziato a conoscere e apprezzare Napoli proprio attraverso le mie pubblicazioni. Tante esperienze che si incontrano, anche un archivio. La Calusca è una libreria nata all'inizio degli anni 70, nel 71-72, che si è sempre caratterizzata come la libreria dei compagni di Milano, libreria che ha sempre mirato a far circolare le produzioni legate alle lotte fuori da una logica di appartenenza dei gruppi, tutto quello che il movimento produceva, Primo Moroni che fu l'animatore insieme ad altri compagni di questa libreria, lo portava in libreria e lì si intrecciavano quegli scambi che poi sono diventati una volta una nuova rivista, un'altra volta una nuova casa editrice, una volta dei rapporti eccetera. E poi con la sua morte i materiali che lui nel corso dell'attività aveva raccolto, delle cose più importanti, lui teneva sempre copie in vista di fare un centro di documentazione, questi materiali vengono portati nello spazio predisposto all'interno del centro e nasce dopo 2 anni l'archivio Primo Moroni. Infine Milano, come accoglie Milano questa proposta che non è solo di realtà milanesi ma di realtà nazionali? Non ci si può chiudere in dimensioni campanilistiche e quello che tentiamo diciamo di dire non ci si può chiudere neanche all'interno dei confini nazionali. Milano come città del nord Italia è contaminata in altri periodi dell'anno per altri grandi eventi da grossi flussi internazionali di persone, flussi dal nord Europa, dal sud Europa e all'interno dell'Italia, non faccio grosse distinzioni in questo. È una città vetrina, una città legata a produzioni appunto che hanno a che fare con l'economia dell'evento. L'economia dell'evento ha un carattere transnazionale di per sé.